Prego, Nicoletta. Ok, si vede? Sì. Faccio solo una parentesi, sfruttando proprio una riflessione che è arrivata da uno di voi. L'altra volta avevamo parlato dell'abbattimento delle statue e adesso c'è questa statua che ha creato in Inghilterra, polemiche molto accese, una eco minima qua in Italia, non so se ne avete sentito parlare, è la statua dedicata a Mary Wollstonecraft, l'esponente di spicco del movimento delle suffragette inglesi, che ha scandalizzato perché l'artista, una donna, ha raffigurato Mary, nonché madre di un'altra Mary, grande scrittrice, autrice di Frankenstein, giusto per citare, perché lo scandalo? Perché è stata rappresentata completamente nuda. Giusto per complicare le cose, non entro nel merito della polemica, eccetera, ve la lascio così proprio per quella che è, cioè una parentesi, ringrazio chi ha fatto la riflessione perché la riprenderemo poi nel corso dell'ultimo nostro incontro. E anche, non so cosa ne pensate voi, rifletteteci sopra. Il problema è anche su cosa si discute, perché questa è una delle foto più diffuse online, su cui è stata fatta la discussione, su cui si sono scontrate opinioni diverse, ben diversa è poi la scultura che ne esce. Indipendentemente da come è stato scritto, da chi ha fatto la riflessione, possiamo essere più o meno d'accordo sulla bellezza o meno di questa scultura, sul gusto estetico, ciascuno ha il suo. Estremamente soggettivo, però voi vi rendete conto che una foto che rappresenta questa scultura e un'altra foto che rappresenta la scultura nella sua interezza gli cambia completamente di significato, no? E da qui il significato è ben diverso rispetto a questo, che è un particolare. Non so se sono stata chiara, ma mi sembrava un ottimo esempio per ribadire quel tema della complessità di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Uno dei temi che ci siamo dati oggi sono i luoghi della Grande Guerra, proprio perché la Grande Guerra rappresenta una novità assoluta, apre la contemporaneità, apre il XX secolo, il secolo breve. E tra le sue novità, che si porta dietro è la prima grande guerra di massa, è proprio l'enorme partecipazione, l'enorme mobilitazione, milioni di individui mobilitati a questa guerra che è davvero per la prima volta grande. E i cimiteri, sono dei luoghi privilegiati in cui questa grandiosità, questa massa di persone che ha partecipato e che purtroppo è morta nelle trincee della Grande Guerra viene rappresentata, come in questo caso, questo è stato di un piccolo cimitero in Francia. Le croci bianche rappresentano sempre i caduti francesi, le croci più scure, come anche capita sui cimiteri italiani, di legno o di ferro, a seconda dei casi, rappresentano il nemico. In questo caso, questo è un cimitero tedesco, abbastanza vicino al cimitero che avete visto in precedenza. Però ecco, queste foto, questi luoghi, più di qualunque altro, più di qualunque manuale di storia, possono dare quell'idea di massa, di morte di massa che è stata la prima guerra mondiale. Si aggiungono altre cose. La prima è che la maggior parte di queste croci non ha un nome, è un cognome.
ma sono croci assolutamente anonime. E un'altra novità che porta con sé il conflitto mondiale, il primo conflitto mondiale, è l'altissimo numero di soldati sconosciuti, di militi ignoti. Mai nella storia c'era stato un così grande numero di corpi a cui non si può assegnare un nome, perché hanno perso gli elementi della loro individuazione, hanno perso le divise, sono stati devastati dalle forze e dalle potenze delle artiglierie. E, oppure l'altro segnale, no, di novità è accanto a questo l'altissimo numero di dispersi, cioè di nomi a cui non corrispondono più dei corpi che non tornano più, neanche per la ritualità del funerale. E questo lo riprenderemo successivamente proprio analizzando i monumenti della Grande Guerra. Questi cimiteri ci mettono anche, questi luoghi di memoria, ci mettono anche di fronte ad altri aspetti. Sono, lo ripeto, non mi stancherò mai di dirlo, un grandissimo manuale di storia. E trovano la morte nel conflitto mondiale gli ebrei, che partecipando nei vari eserciti belligeranti del conflitto mondiale, trovano la loro cittadinanza. Vengono riconosciuti a tutti gli effetti come cittadini, come gli altri, e quindi sottoposti all'obbligo militare, e quindi si realizza paradossalmente nella Grande Guerra il compimento di quel percorso di emancipazione, di uscita dai ghetti europei per tutti gli ebrei d'Europa proprio durante la Prima Guerra Mondiale. E saranno anche loro decorati, saranno anche loro eroi di guerra, e avranno partecipato alla Prima Guerra Mondiale in Italia come in Germania, e questo li ha fatti sentire parte integrante della nazione in cui hanno abitato. E un altro segnale è la partecipazione delle colonie al conflitto mondiale. Qui siamo sempre in quel luogo di memoria molto complesso e molto indicativo che è Doumont, vicino a Verdun. E questo è l'area cimiteriale riservato ai soldati di religione musulmana che hanno, islamica, che hanno partecipato nell'esercito francese, sono i soldati delle colonie francesi. La direzione è quella della Mecca e, come vedete, l'innumerevole distesa di steli, proprio a testimoniare anche la partecipazione dei soldati coloniali. È un paesaggio devastato, quello della Prima Guerra Mondiale, su tutti i fronti di guerra. È una delle vittime del conflitto, è un paesaggio ridotto a macerie, ridotto in frantumi, è un paesaggio che cambia completamente nel profilo delle nostre montagne, per esempio, ed è un paesaggio pieno, secondo le testimonianze, di immondizia, di relitti, oltre che di corpi. E questo paesaggio ormai si è perso per quanto riguarda l'Italia, e vedremo perché, mentre è stato mantenuto, ve lo accennavo già la volta scorsa, con le sue buche, con gli avvallamenti causati dai colpi dell'artiglieria, è stato mantenuto così com'era per volontà del governo francese, che ha voluto che anche il paesaggio, anche il prato, anche i campi devastati dall'artiglieria testimoniassero la Prima Guerra Mondiale. E sono paesaggi con rifiuti lasciati volontariamente lì a segnare il territorio,
sono innumerevoli i pezzi di fili spinati, arrugginiti, che si trovano su quei territori, accanto alle postazioni di guardia scavate nella roccia. Questo paesaggio è anche segnato da molte indicazioni di fotografie, là dove è stato possibile rintracciare, di antichi villaggi che sono stati completamente spazzati via dai bombardamenti. Ecco, tutto questo in Italia non c'è. Torniamo nel nostro paese e parliamo di un'altra novità che ha portato in sé la Prima Guerra Mondiale. Due epidemie, tra virgolette, un'epidemia di scrittura, cioè mai fatto storico ha creato una così grande produzione di scrittura, lettere soprattutto, milioni, milioni, milioni di lettere che viaggiano da e per il fronte, in un momento in cui, peraltro, il tasso di analfabetismo in Italia era estremamente alto, ma tutti vogliono scrivere, tutti vogliono comunicare, tutti usano la scrittura come terapia, come sostegno psicologico, come voglia di uscire per un attimo dalla tragedia della guerra, come parentesi di serenità, per comunicare a casa che si è vivi, per comunicare a casa che fino a quel momento si è ancora in grado di pensare a chi è rimasto a casa, ai lavori agricoli da fare e da portare avanti. Non ci sarà più una produzione del genere di scrittura, così come non ci sarà più una produzione del genere di memorie di pietra, cioè di monumenti. La Prima Guerra Mondiale conosce un'altra epidemia, tra virgolette, che è quella della monumentalistica. Non c'è assolutamente paese o frazione o chiesa che non abbia la sua lapide o il suo piccolo monumento dedicato ai caduti della Grande Guerra. E questi monumenti hanno sempre una simbologia comune. Raramente rappresentano la morte del soldato, molto raramente, con un'eccezione che è questa, ma siamo in Francia. E questa è una famosa statua, Mort Homme si chiama, che rappresenta fisicamente anche uno scheletro, una morte, pur essendo vittoriosa, pur avendo il vessillo francese, pur avendo nell'altra mano la fiaccola della vittoria e comunque la raffigurazione della morte. Ecco, una statua di questo genere, un monumento di questo genere, non credo si trovi in Italia, dove generalmente il soldato, tutt'al più se è rappresentato morente, è rappresentato in un ambito monumentalistico che può ricordare la pietà, spesso con una donna a fianco, che può essere una madre, che può essere una sorella, che accudisce, che accompagna il caduto nel suo viaggio. Ma sono rare, generalmente sono simboliche, scusate, sono simboli usati, l'aquila, la colonna spezzata, simbolo della morte, il soldato in vita, vittorioso, coraggioso, che va sprezzante del pericolo verso il nemico. In Italia possiamo individuare, grazie ai lavori fatti e curati soprattutto da Mario Esnenghi, tre fasi dello sviluppo della monumentalistica della Grande Guerra. La prima è quella immediata, immediatamente dopo la fine del primo conflitto, c'è una nascita spontanea di primi monumenti, che sono soprattutto lapidi commemorative, con i nomi, laddove è possibile anche le fotografie, perché sono progetti portati avanti soprattutto dalle parrocchie e dalle comunità, dalle famiglie dei caduti, proprio per quel motivo di cui vi parlavo prima,
spessissimo ci sono dei dispersi, i corpi non tornano a casa, ma c'è la necessità comunque di ritualizzare il lutto, di comunque organizzare un funerale collettivo. E quindi l'inaugurazione del monumento con il nome, il cognome e spesso la fotografia aiuta nella ritualizzazione del lutto. E, altre volte si tratta di monumenti un po' più elaborati rispetto alle lapidi che vengono quasi sempre poste sulle pareti delle chiese oppure sulle pareti dei cimiteri. Fateci caso, in qualunque posto voi abitiate, in qualunque frazione voi abitiate, andate alla ricerca, se non c'è più, c'è senz'altro stato, comunque la traccia di pietra della Grande Guerra. E quello che colpisce immediatamente è il lungo elenco di nomi in rapporto alla popolazione di quella determinata frazione o di quel determinato paese. E anche questo ti restituisce quella dimensione di massa che ha la Prima Guerra Mondiale. La seconda fase, ne riparleremo a breve, è la realizzazione dei parchi della rimembranza, affidata dal Ministero della Pubblica Istruzione, non a caso, alle scuole, e in particolare alle scuole elementari, anche qui non è un caso. Bisognava ricordare con un essere vivente, in questo caso un albero, il caduto che non c'è più e affidare la memoria di quel caduto a un piccolo futuro italiano. Negli anni 30, la terza fase della monumentalistica della Grande Guerra, e cioè la glorificazione dei caduti da parte del fascismo attraverso la costruzione dei grandi edifici, dei grandi monumenti, dei grandi sacrari che servono al fascismo per costruire intorno a esso il consenso e che individuano nella quarta guerra del Risorgimento, nella prima guerra mondiale, quel momento di unità nazionale in cui il fascismo fonda le sue radici. Ho messo delle semplificazioni proprio che avevo sotto mano per chi è diasti, questo è il monumento che si trova in un crocevia, in una zona di traffico, in una rotonda molto grande, molto trafficata in centro ad Assi. E, prima si trovava davanti al municipio della città e quindi davanti alla chiesa più importante, quindi nel cuore della città, viene spostato in una piazza molto più periferica. Qui siamo in un altro paese dell'Astigiano, dove il Fante sovrasta gli elenchi di nomi di questi dei caduti. Qui siamo in quella simbologia di cui vi parlavo prima, l'aquila, che ha una valenza fortemente simbolica, e la colonna spezzata, oppure la lapide, la semplice lapide con le fotografie per fissare ancora di più la memoria sulla pietra. Mi raccomando, se non sono chiara, se do per scontato delle cose, scrivete in chat. Paola, interrompimi assolutamente quando ritieni e quando ci sono delle richieste di chiarimento, senza problemi. Nicoletta, scusa, c'era una riflessione di Riccardo che diceva che molti reduci di quegli anni chiameranno i loro figli Diaz, addirittura Adiaz, nome copiato dalle lapidi tutte uguali e affisse nei più importanti uffici italiani aperti al pubblico con il bollettino della vittoria. Sì, non solo, li chiameranno anche firmato Diaz, proprio per celebrare quella vittoria e riprenderanno senz'altro dal bollettino della vittoria che per gli astigiani è in piazza, quella famosa piazza del Cavallo che invece è piazza Cairoli, proprio sul Palazzo Alfieri.
Ecco, questo è quel monumento di cui vi parlavamo già l'altra volta, il monumento che per questa forza così simbolica e così sovrastante, questa forza sovrastante che ha il milite ignoto come simbolo della grande guerra, della guerra di massa, questo piccolo sacello sormontato dalla Dea Roma, abbiamo detto che dà elimina, no? Sembra quasi voler togliere a tutto il monumento il nome di Vittoriano e fa dimenticare che quel monumento sia stato dedicato al primo re d'Italia, ci dà la sensazione di quanto sia stato forte la scelta di questo, di quanto forte ancora oggi sia il simbolo del milite ignoto, presente dappertutto. Nell'immediato dopoguerra ci sono le celebrazioni solenni in tutte le capitali più importanti che seppelliscono il loro milite ignoto. A Parigi è sepolto sotto l'Arc de Triomphe, eccetera. Chi seppellirà il milite ignoto in Germania? Lo farà il nazismo, lo farà Hitler in una solenne cerimonia celebrando il milite ignoto e celebrando dalla sconfitta, dalla devastante sconfitta della Germania nazista, l'inizio della rinascita. E la prima fase di questa esplosione di monumenti non è così, non è una memoria che unisce. È una memoria molto divisa. Io farò poi la scansione di un interessante articolo uscito qualche anno fa sulla rivista dell'Istituto di Varallo, l'Istituto della Resistenza di Varallo, come esempio, perché ricostruisce le vicende di una lapide dei caduti nel Biellese, Biella, e di queste due memorie divise. Una, quella che potremmo chiamare la monumentalistica ufficiale, la monumentalistica dei padroni, come veniva chiamata allora, e l'altra, la monumentalistica dei proletari. Le lapidi della cultura socialista che celebrano i proletari che sono morti nelle trincee non sono molto diverse, occupano anche spazi diversi rispetto alle lapidi ufficiali istituzionali inaugurate nell'immediato dopoguerra. Le tracce di queste lapidi non ci sono più, non esistono più se non nei documenti d'archivio, se non nelle relazioni di prefettura che segnalano i disordini nati, gli scontri nati tra la memoria ufficiale e la memoria socialista che si era opposta alla guerra e si era opposta alla carneficina di questo enorme massacro di proletari. Non esistono più perché sono le vittime dello squadrismo fascista, vengono scalpellate, vengono tolte, poi rimesse in maniera clandestina, poi ritolte successivamente, quindi la memoria di pietra questa memoria di pietra in contrasto alla memoria ufficiale si è frantumata. C'è un bellissimo articolo, cerco di recuperare anche questo sull'Avanti, proprio del 1921, quando viene inaugurato il monumento al milite ignoto in Italia, che fa parlare i morti nelle trincee e i morti che si ribellano alla questa celebrazione istituzionale ufficiale e chiude l'articolo con siete tutti figli di puttana, no? E quindi volevo sottolineare che già alla fine della guerra queste due memorie si scontrano e una prenderà il sopravvento
ricostruisco brevemente quello che accade con la scelta del Milite Ignoto. Nell'ottobre del 1921 una commissione del Ministero deve individuare dei caduti che non siano assolutamente identificabili né da resti di mostrine né da resti di divise, eccetera, eccetera. Queste 11 salme che vengono prese, vengono portate ad Aquileia e lì Maria Bergamas, che è una donna non scelta a caso, ma è una triestina che ha avuto un figlio che avrebbe dovuto combattere nell'esercito austro-ungarico, invece si arruola volontario nell'esercito italiano ed è disperso in guerra. E quindi questa madre si accascia sulla terza bara, sulla terza salma, che viene poi scelta, portata in pellegrinaggio, in un pellegrinaggio che tocca tutte le più grandi città d'Italia e in una enorme manifestazione con una regia perfettamente che coordina perfettamente l'ordine di sfilata dietro al feretro del Milite Ignoto, dove ci sono le associazioni dei reduci, ci sono le madri che hanno perso i loro figli, le associazioni degli orfani di guerra e così via, accompagnano questa salma del Milite Ignoto sotto l'altare, all'altare della patria, sotto il monumento a Vittorio Emanuele II. E, però il Milite Ignoto, come vedete, questo è uno dei tanti parchi della rimembranza nell'Astigiano, questa è una croce di un qualsiasi cimitero francese, c'è sempre e là dove non c'è, come in questo caso, comunque c'è una pietra a ricordare questo fortissimo simbolo del Milite Ignoto. Vi dicevo la seconda fase, i parchi della rimembranza, un'iniziativa del sottosegretario del Ministero dell'Istruzione, Dario Lupi, grande collaboratore, strettissimo collaboratore del ministro Gentile, che il 30 novembre del 22, per onorare la memoria dei caduti, propone questo progetto a tutte le scuole del territorio italiano. Comincia quindi una nascita e una crescita di parchi della rimembranza più o meno grandi e che hanno lasciato e segnato il territorio per moltissimo tempo. Negli ultimi anni alcuni sono scomparsi, altri invece segnano ancora tracce, hanno lasciato ancora le tracce, soprattutto nei viali verso i cimiteri oppure nei viali che accompagnano verso il centro, il cuore istituzionale del singolo paese, che è il municipio. Vengono anche istituite le guardie d'onore degli alunni ai parchi della rimembranza l'anno successivo, nel 1923, cioè piccoli manipoli di bambini che vengono, che si danno il turno nel fare le guardie d'onore ai vicini parchi della rimembranza. Questo è di fondamentale importanza perché è un progetto di costruzione di una memoria collettiva, è un progetto educativo che inizia prestissimo, 1922-23, che sarà poi ampliato e rafforzato man mano che il fascismo diventa regime, ed è la costruzione di una responsabilità individuale, di una memoria individuale che insieme a tutti si fa collettiva. Ogni bambino deve prendersi la responsabilità quindi di un nome, della manutenzione di un cippo legato ad un albero che deve essere curato, così come la memoria. Un'altra fase, l'ultima, sono i grandi sacrari costruiti dal fascismo e qui è quel paesaggio che rimane ferito, viene lasciato ferito in Francia, qui viene completamente sostituito da una scenografia
architettonica, monumentalistica, imponente, e diventa un'altra cosa, e diventa un palcoscenico per le ritualità e le celebrazioni del fascismo. Qui siamo a Cima Grappa, questo è il sacrario del Monte Grappa, e il Monte Grappa l'ho scelto perché viene inaugurato nel settembre del 1935, perché è un luogo in cui si sovrappongono tre tipi di memorie. Il Monte Grappa era stato scelto per costruire una piccola cappelletta per ospitare la statua della Madonna del Grappa, inaugurata nel 1901, ma già negli anni precedenti era meta di un pellegrinaggio continuo, ed era uno dei luoghi che le popolazioni dei paesi vicino sentiva come propri. E a tal punto che la celebrazione della festività della Madonna il 4 agosto era una delle feste più imponenti, più grandi della zona. E questa è la prima memoria, cioè il primo segno che segna il Monte Grappa, cioè una memoria di tipo religioso. Quando arriva il progetto del sacrario, con i suoi caduti e anche i caduti austro-ungarici che sono in una sezione a parte, la memoria laica della patria sembra contendere lo spazio alla memoria religiosa. E non sarà facile la mediazione, perché si tratta di occupare uno spazio che era di una religiosità popolare da moltissimi anni. Non a caso il generale Giardino, comandante della Quarta Armata, che è lì sepolto insieme ai soldati della Quarta Armata posti proprio a difesa del Monte Grappa, sarà lui soprattutto a fare opera di mediazione tra le autorità ecclesiastiche e le autorità civili e costruire questo complesso monumentalistico che punterà l'attenzione proprio sulla statua della Madonna, che nel gennaio del 1918 subisce dei danni, viene bombardata, ma la leggenda popolare dice che alcuni soldati posti che avevano cercato rifugio ai suoi piedi restano assolutamente incolumi. Quindi questa Madonna ferita dal bombardamento rimane tale, la statua della Madonna rimane tale, e come tale viene posta vicino al sacrario che ospita i resti di migliaia di soldati. Sono circa 22.000, quasi 23.000 i soldati sepolti lì, di cui pochissimi identificati. Accanto, nella salita verso il Cima Grappa, c'è un altro tipo di monumento, spero di averlo messo, vi chiedo scusa, ecco, questo è il monumento che si vede con questa forma a gironi, quasi a gironi infernali. Questa nel mezzo è la tomba del maresciallo d'Italia Gaetano Giardino. Questa è un libro di quinta elementare del fascismo che parla del Grappa ed è una lettura, ci sono anche gli appunti del bambino di allora e dei racconti edificanti degli eroi del Grappa. Quindi c'è una narrazione ben precisa, c'è l'utilizzo ovviamente didattico della scuola per costruire una narrazione eroica della Prima Guerra Mondiale. Eccola, questa è la Madonna ferita di Cima Grappa, e questo invece è l'altro monumento messo separato dal resto del sacrario, che è il monumento alla Resistenza. Sul rastrellamento del Grappa, avvenuto nel settembre del 1944, perdono la vita oltre
più di 100 civili, 70 partigiani o considerati tali vengono impiccati, lasciati, i corpi lasciati esposti nei paesi sotto Cimagrappa, soprattutto a Bassano del Grappa, c'è ancora oggi il Viale della Rimembranza che ricorda i 32 corpi appesi a Bassano del Grappa, impiccati a Bassano del Grappa, un rastrellamento ferocissimo di questa zona portato avanti sia da truppe tedesche che da truppe fasciste. Ne parleremo poi quando dedicheremo il nostro incontro all'Atlante delle Stragi. Ecco, la volontà degli anni 70 di costruire questo monumento era quello di connettere due tipi di memorie: la memoria dei caduti della Grande Guerra e la memoria della Resistenza. Ma sono due spazi che non si parlano. Il monumento è isolato, il monumento alla Resistenza è isolato dall'altro, anche perché c'è un problema. Il monumento, il Sacrario del Grappa è stato voluto e inaugurato dal fascismo, e questo è il monumento contro di chi ha combattuto il fascismo. E quindi quello spazio va letto, è uno spazio complesso, è un luogo di memoria complesso che propone una serie di letture diverse, di cui ho cercato di farvi una sintesi per darvi l'idea sempre di quella famosa complessità e stratificazione di memorie diverse e inconciliabili spesso. Re di Puglia, invece, è il luogo forse più imponente, addirittura d'Europa, oltre 100.000 resti di soldati sono sepolti qui. E qui un'altra scelta scenografica completamente diversa, con questi gradoni che ti fanno sentire molto piccolo e dove è presente già la guerra di massa. Ho messo questa foto perché il cimitero di Re di Puglia, che aveva cominciato ad accogliere le salme di alcune migliaia di soldati, è stato completamente spostato. Rimane solo più qualche lapide a ricordo e il monumento, è stato spostato quasi di fronte. Nella costruzione di questo spazio a gradoni, che viene inaugurato nel 1938. Attenzione, anno cruciale, perché viene inaugurato nel settembre del 1938, quando vengono emanate le leggi razziali razziste che impediscono ai bambini, ai ragazzi, agli insegnanti di cominciare con gli ebrei, di cominciare con gli altri l'anno scolastico, e quindi li eliminano dalle scuole. Ed è proprio dopo aver inaugurato il monumento, il Sacrario del Re di Puglia, che Mussolini terrà il discorso a Trieste. È quel discorso molto famoso che trovate online, apertamente antisemita. E quindi 1938 è l'anno di inaugurazione di Re di Puglia. Che cosa c'è di diverso? È di diverso rispetto al Re di Puglia. Rispetto, scusate, a Montegrappa, c'è una cosa sostanziale. Il comandante, torno indietro, della Quarta Armata è sepolto quasi in mezzo agli altri, i suoi soldati. Qui invece c'è il sacello, che è la tomba di Emanuele Filiberto di Savoia Aosta, comandante della Terza Armata. E scenograficamente, ma anche nella scelta, è l'uomo solo al comando. Davanti a lui, sui gradoni di Re di Puglia, sono schierati, obbedienti, i soldati della sua terza armata. C'è un salto di comunicazione, di narrazione. Qui è il duce che al centro guida
e comanda tutti i suoi soldati. Ed è il condottiero, l'uomo solo al comando, ed è un messaggio estremamente forte anche dal punto di vista scenografico. Ecco, questo nel frattempo la narrazione della Prima Guerra Mondiale, con i suoi eroismi, i suoi sacrifici per rendere grande l'Italia, viene realizzata anche a scuola. Io vi ho messo alcune pagine che sarebbero da leggere, di testi. Qui siamo seconda, terza elementare, con alcuni simboli, le baionette, la bandiera italiana, il 24 maggio, l'anniversario della dichiarazione di guerra che abbiamo combattuta e vinta noi italiani per primi. Perché per primi? Perché combattevano su altri fronti anche altri soldati, francesi, inglesi e americani, ma la più grande vittoria, la vittoria definitiva, l'avemmo noi a Vittorio Veneto. E la narrazione nelle scuole continua, non solo sui libri di testo, ma anche con le intitolazioni delle scuole ai grandi eroi della Prima Guerra Mondiale. Ho messo Nazario Sauro, ma possiamo anche mettere più di tutti Cesare Battisti e altri, e anche nel piccolo, in certi paesi, a persone che a noi non dicono nulla, ma a quel paese. Qui siamo alla scuola elementare, in una delle scuole elementari di San Damiano, in una frazione, alla memoria gloriosa di Arrigo Sacerdote, che la giovinezza fiorente immolò alla patria. E quindi insegnare anche le aule scolastiche e le scuole e dedicarle ai caduti della Prima Guerra Mondiale. 4 novembre, a scuola, la lettura, e poi la narrazione di Mussolini, soldato semplice, che rimane ferito, investito da una raffica di schegge, proiettato parecchi metri lontano, grondante sangue, semisvenuto, si toccava ancora le gambe, e 42 ferite, questo corpo del Duce che ritornerà anche dopo nel nostro percorso, deve soffrire molto, il re che lo visita in ospedale: avrei accettato senza rimpianto anche un più duro destino, sono orgoglioso di aver arrossato con mio sangue nell'adempimento del mio più rischioso dovere, la via di Trieste. E questi sono gli strumenti per costruire ed educare i bambini delle scuole elementari ai principi del fascismo e poi alla considerazione della Prima Guerra Mondiale come momento unificante e di educazione alla patria e educazione alla guerra, perché il futuro di questi bambini sarà quella di essere dei bravi soldati per le guerre del Duce. Prima Guerra Mondiale, io la finirei qua, ci sarebbero moltissime cose ancora da dire, ma il tempo è quello che è, quindi vi chiedo scusa se sono stata poco completa, molto sintetica, eccetera. Cercherò poi di darvi anche dei materiali di approfondimento. E passiamo ai monumenti del fascismo, ne abbiamo già visti alcuni con i sacrari. Parto da un articolo che è uscito sull'Internazionale, ma era stato pubblicato sul The New Yorker, di una docente di storia contemporanea, Ruth Ben-Ghiat, che ha fatto anche una lezione in questo seminario che si intitola I luoghi del fascismo, un seminario organizzato dall'Istituto Parri, da cui ho preso molte suggestioni che vi restituisco oggi, e che è arrivato al terzo appuntamento, quello che interessa più noi, le città della memoria fascista. Lo trovate a questo link che vi comunicheremo, poi che vi daremo, mentre a questo link trovate l'articolo di cui vi parlavo dell'Internazionale, uscito già
2017, ma che aveva suscitato molte polemiche, molti dibattiti, perché l'autrice, facendo alcuni esempi tra i più famosi che ho inserito in questo percorso, rimprovera gli italiani di non rendersi più, di camminare per strada e di non rendersi neanche più conto di quanto sia occupato lo spazio urbano dai simboli fascisti del fascismo di allora, del regime fascista. E rimprovera gli italiani di non aver saputo sbarazzarsi di queste tracce architettoniche, dei monumenti fascisti che restano in piedi e quindi di non aver preso le distanze dal regime fascista. Ci sono state molte polemiche, io vi lascio a voi poi l'articolo così vi potete fare un'idea vostra. Qual è il primo problema? Il primo problema è intanto che, come diceva Italo Calvino, il fascismo ha colonizzato qualunque, anche il più piccolo, spazio pubblico. E smantellare gli edifici del fascismo, l'architettura del fascismo, al di là dei commenti estetici o artistici che riguardano il gusto artistico, su cui ovviamente non entro nel merito, diventa difficile. Se voi alzate gli occhi quando andate a Milano, alla stazione centrale, appena si potrà uscire, cioè usciremo spero da questa epidemia, ci mancherebbe. Ecco, la stazione centrale di Milano è piena, costellata di simboli fascisti. Ovunque ci sono, alzate gli occhi, ci sono fasci, littori, ci sono simboli del fascismo. È piena la stazione e là dove non ci sono, là dove sono stati scalpellati via, ne sono rimaste le tracce e le tracce sono riconoscibilissime, e come se non fossero state eliminate quelle tracce simboliche del fascismo. Questo invece è il monumento alla vittoria di Bolzano. Era un monumento che doveva essere, che è costruito tra il 26 e il 28, e che è la porta di accesso all'Italia fascista. La scritta, qui sono i confini della patria, poni le insegne. Da qui educammo gli altri alla lingua, al diritto, alle arti. La missione civilizzatrice del regime fascista. Dall'altra parte, Benito Mussolini, duce d'Italia, anno VI. È un monumento che è sempre stato estremamente controverso. La piazza si chiama Piazza della Vittoria, così come il monumento. C'era stato un cambiamento già nel 2001 del nome da Piazza della Vittoria a Piazza della Pace. Nel 2002 la nuova giunta comunale a Bolzano ha ricambiato il nome e ha messo nuovamente Piazza della Vittoria. Lì, sotto questi simboli fascisti, sotto questa cultura fascista, si celebrano i 4 novembre di tutti gli anni. Che cosa è successo nelle traversie vissute da questo monumento? Che nel 2010, quindi neanche tanti anni fa, quindi come quanto tempo ci vuole anche, no? Perché un certo tipo di percorso sia possibile fare, l'archivio storico del comune di Bolzano, che fa anche tutti i percorsi didattici, lavora con le scuole e tiene viva anche la memoria del campo di concentramento di Bolzano, che era l'anticamera alla deportazione nei lager nazisti per tutti i partigiani, gli antifascisti arrestati sul territorio della Repubblica Sociale Italiana, fa un progetto e propone questo percorso museale che non a caso ha un titolo molto interessante. 1918-1945, un monumento, una città, due dittature. Proprio perché
vuole essere un percorso di educazione alla pace, ma anche di documentazione sia del totalitarismo nazista che del regime fascista. Ed è visitabile il percorso museale però sotto, nei sotterranei del monumento, che rimane comunque in tutta la sua solennità fascista al di sopra, a occupare lo spazio urbano della città. Altre simbologie, questa è, chi è di Asti la riconosce immediatamente, era la sede del partito fascista d'Asti, è, si affaccia su una delle sulla piazza più grande della città. Qualcuno ci ha letto senza neanche tanti problemi un simbolo fallico anche, vista dall'alto, questa è la piazza molti anni fa, vista dall'alto è una grande M, la M di Mussolini, ma è una costruzione tipica dell'architettura fascista, che poi è stata diventata sede dell'intendenza di finanza. Ecco, in risposta a quell'articolo sui monumenti fascisti che restano in piedi, c'è stata proprio questa osservazione, cioè il dire non sono stati abbattuti perché non era possibile radere al suolo mezze città, intere mezze città, sono stati rifunzionalizzati questi edifici, cioè hanno la democrazia è così forte da rioccupare quegli spazi del regime fascista e da svuotarli del loro significato. Qualcuno ha detto, ma siamo sicuri che la forza della nostra democrazia sia così, sia tale da risignificare e da far dimenticare da dove arrivano questi segni del territorio? Punto di domanda che lascio anche a voi. Di sicuro c'è stata una bulimia costruttiva, architettonica, che risponde però a un preciso progetto politico, no? Che è attraverso l'architettura, attraverso l'arte, senz'altro, ma attraverso l'architettura, l'occupazione dello spazio urbano per la costruzione del consenso, per la gestione del consenso. E qui siamo nel quartiere uno dei quartieri più famosi di Roma, l'Eur, l'Esposizione Universale Roma, doveva tenersi nel 1942, per cui negli anni 30 parte il progetto di costruzione di questo nuovo quartiere, i cui edifici dovevano ospitare le esposizioni internazionali dei vari paesi che vi avrebbero partecipato. Io ho messo due foto, questa è la più famosa, è il Palazzo della Civiltà Italiana, il Colosseo Quadrato, quelli che alcuni chiamano così, che ha avuto delle traversie, anche momenti di abbandono e di degrado, e che adesso è la sede, una parte di esso è la sede di Fendi Fashion Couture, dell'alta moda italiana. Ho messo questo perché è uno spazio che noi frequentiamo spesso e che è l'archivio centrale dello Stato di Roma, che raccoglie le memorie documentarie della storia italiana e che è proprio all'Euro. Un altro spazio fascista romano, non mi addentro in più di tanto, lascio a chi fosse interessato proprio alla seconda lezione di quel seminario di cui vi parlavo, I luoghi del fascismo, fatto proprio su questi due quartieri, uno al quartiere Euro, scusate, questo sul Foro Italico, Foro Mussolini, che poi diventa Foro Italico, e che è uno spazio assolutamente fascista. Tra l'altro è frequentatissimo perché è l'ingresso per lo Stadio Olimpico, dove giocano le squadre romane. È la sede del CONI, la sede nazionale del CONI, è la sede di un torneo
di tennis molto importantissimo. E nasce come progetto per la scuola di formazione ed educazione fisica già nel 1928. Viene inaugurato 4 anni dopo e man mano verranno aggiunti altri edifici ed altri spazi dedicati all'educazione sportiva. E verrà poi progressivamente ampliato in vista delle Olimpiadi del 1940 che poi verranno annullate. Nel 1944 è sede del governo delle truppe americane e che già loro cominciano un'opera di defascistizzazione dello spazio, cioè eliminando i simboli più o gli ornamenti, i simboli fascisti più in evidenza. Con le Olimpiadi viene poi progressivamente abbandonato, verrà ricondotto a nuova vita con le Olimpiadi di Roma del 60. E con Italia 90 tutta l'area verrà dichiarata bene culturale e quindi sottoposta ai vincoli della sovrintendenza. Qual è il problema di questo spazio? I problemi sono moltissimi. I problemi sono l'obelisco centrale su cui campeggia un'enorme scritta Mussolini Dux, che qui, scusate, non si vede, non avevo foto mie dello spazio, abbiate pazienza, ho preso anche quello online, e chi va a vedere le partite di calcio calpesta questi mosaici. Certo, dice, è un atto anche antifascista calpestare, ma se voi pensate alle tifoserie calcistiche e ai riferimenti e ai simboli neofascisti e neonazisti che compaiono regolarmente nelle curve degli stadi di calcio, il fatto che ci siano ancora queste immagini del fascismo pone senz'altro dei problemi e ci porta alle riflessioni della nostra storica americana Ben Ghiat, suona un campanello d'allarme molto forte. Questo è sempre al Foro Italico ed è l'affresco gigantesco che campeggia nella sala d'onore della sede del CONI. È riconoscibilissimo Mussolini e tutti i simboli, dagli simboli delle Brigate Nere, ai fasci littori, alla M di Mussolini e così via. E questo è un enorme affresco che gli alleati nel 1944 avevano coperto, avevano chiesto che venisse coperto, poi è stato proprio per volontà della sovrintendenza restaurato e restituito alla vista. E qualcuno si è posto il problema quando è stata presentata la candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2024, che questo affresco sarebbe stata la scenografia che andava in giro in tutto il mondo. Nicoletta, scusa. Sì. Massimo Branda ha scritto un post dove dice che sul sito www.artefascista.it si celebrano appunto gli edifici di architettura fascista e poi in realtà ci sono anche molte altre cose, dice, e quindi può essere un altro sito dove poter andare a vedere, appunto, avere informazioni. Sì. Sì, con le dovute cautele, ma assolutamente certe informazioni, certe fotografie soprattutto si trovano sul sito che ha citato Massimo, sì. Continuo in questa carrellata di architettura fascista, di rifunzionalizzazione. Qui siamo a Napoli, la casa del mutilato, che diventa la sede di altro, di istituzioni pubbliche generalmente, di uffici pubblici. E qui è un altro sede di Asti, vi chiedo scusa ai non astigiani se prendo foto, ma le ho a disposizione, per me è un po' più facile raccogliere materiale locale, ma è materiale che può essere ripetuto tranquillamente, può essere rintracciato tranquillamente anche in altre città. Questa è una scuola, la scuola Arnaldo Mussolini, che ora è la scuola elementare Dante,
un'altra scuola molto centrale della città. Sottolineo che i luoghi del fascismo sì, possono essere senz'altro rifunzionalizzati, ma in che modo? Allora, questa è Latina, una delle oltre 140 nuove città costruite dal fascismo, la Bonifica, no? Canale Mussolini, un romanzo uscito ormai molti anni fa che ricostruisce quel periodo, e questa è la piazza centrale con la sede del municipio, tipica architettura fascista, e che aveva, e questo vi invito ad andare a sentire proprio una delle relazioni che parla proprio di questo caso di Latina nel terzo incontro che trovate sul sito dell'Istituto Parri di Milano, che fa riferimento a un fatto. Allora, in questa nicchia c'era una lapide scalpellata, ormai illeggibile, che riproduceva il discorso di Mussolini tenuto in occasione delle sanzioni emanate contro l'Italia nel 1935 a causa della guerra d'Etiopia. Scalpellata probabilmente nel luglio del 1943, come tante altre effigi, lapidi, monumenti che riguardavano Mussolini. Quindi con la caduta del fascismo si distruggono le statue del duce in tutti i paesi d'Italia, c'è questa violenza e questo scagliarsi della folla contro i simboli del fascismo che vengono buttati giù dalle finestre, avrete visto dei filmati dell'epoca, vengono distrutti, vengono bruciati dei manifesti, cancellate le scritte sulle mura delle cascine o dei paesi, degli edifici pubblici, eccetera. Nel 2012 il sindaco di Latina sostituisce quella lapide ormai divenuta illeggibile con un'altra lapide, che è questa. I contadini rurali debbono guardare questa torre che domina la pianura e che è il simbolo della potenza fascista. Convergendo verso di essa, troveranno quando occorre aiuto e giustizia. Mussolini, discorso 18 dicembre 1932. E allora vedete che, certo, gli edifici possono essere rifunzionalizzati, la democrazia è così forte da causare la perdita di carattere e di fascista dell'edificio stesso, ma se la memoria viene rivitalizzata, come in questo caso, è chiaro che quell'edificio non perde la caratteristica traccia del fascismo, anzi ne trae nuova forza e nuova energia. Così come la scelta di mettere sotto l'intendenza di Firenze, sempre di Latina, questo monumento che al di là del gusto artistico, della bellezza estetica o meno, non entriamo su questo, però a chi lo guarda più nel dettaglio è un fascio di grano con una lancia in mezzo, ma il fascio di grano che cosa richiama? E secondo l'autrice di questa relazione di cui vi ho parlato prima, a questo seminario del Parri, richiama l'attività di bonifica voluta dal regime fascista, e quindi un fascismo buono, imprenditoriale, economicamente costruttivo, con una progettualità sul territorio nazionale, e che sfama i contadini. E quindi è un richiamo anche questo molto forte. Di nuovo anche qui un altro gesto di rivitalizzazione di una memoria, che è proprio quella del regime fascista. Ricordate ogni volta, ma il fascismo ha fatto anche cose buone, no?
Altri segni che spesso vengono dimenticati, rimossi, completamente lasciati andare. Questo era il progetto di costruzione del mausoleo dedicato a Costanzo Ciano, il padre di Galeazzo, quindi del genero del duce, che il duce stesso voleva venisse costruito a Livorno, città natale di Costanzo Ciano, della famiglia Ciano. Un enorme faro che illuminasse il mare di fronte e che dal mare si vedesse la statua di Costanzo Ciano vestito da marinaio. Questo monumento non ha seguito, è rimasto questo basamento totalmente abbandonato, ma il destino ha voluto che nella cava non più utilizzata di marmo alla Maddalena in Sardegna, da dove doveva arrivare la statua intera, sia rimasto il busto, ormai assolutamente dimenticato in un posto quasi, cioè poco accessibile, assolutamente non visitato, totalmente abbandonato. Questa traccia del fascismo. Quindi a volte ci si dimentica e certi simboli anche molto forti rimangono lì inermi. Ma attenzione, dipende poi dalle azioni di rivitalizzazione che si fanno su quei territori, su quei luoghi di rivitalizzazione della memoria. Qui di nuovo dibattito molto intenso. È di settembre 2020 l'assoluzione in Cassazione del sindaco che ha voluto questo il mausoleo ad Affila, che è un paese in provincia di Roma, mausoleo dedicato a Rodolfo Graziani. Rodolfo Graziani è uno dei criminali di guerra italiani, di cui l'Etiopia ha chiesto l'estradizione all'Italia, che l'Italia non ha mai voluto consegnare, ed è al di là della bruttezza del mausoleo, chiedo scusa, ma questa volta non risparmio il commento estetico, al di là della bruttezza della costruzione, è però di nuovo anche qui la rivitalizzazione di una memoria, questa volta dedicata a quello che secondo il sindaco è il loro cittadino più illustre. Dice: ma noi abbiamo fatto questo perché Rodolfo Graziani ha fatto moltissimo per la nostra città, è il nostro concittadino più illustre e quindi questo è il nostro modo di onorarlo. Patria e onore campeggiano sul mausoleo. E lo ricordiamo sempre, Rodolfo Graziani è stato il presidente fino alla sua morte onorario del Movimento Sociale Italiano dal 1946, quindi dall'istituzione dell'MSI in avanti. Spero che fin qui sia tutto chiaro. Vado avanti velocemente perché mi interessava parlarvi di Predappio soprattutto. Interessante commento, Nicoletta, da Anna Maria che dice che l'immagine che hai messo prima sembra un bagno pubblico con una bandiera. Sì, Anna Ok. Maria non si sbaglia perché qua ci sono i bagni pubblici, che sono, come Ecco. vedete, lo stessi. Stessa struttura architettonica, quindi non ti sei sbagliata assolutamente. Un altro luogo che vorrebbe essere un luogo di conciliazione è il cimitero cosiddetto delle Croci Bianche ad Altare, in provincia di Savona, immediatamente vicino proprio all'uscita dell'autostrada. Queste sono foto che abbiamo fatto qualche tempo fa. In questo cimitero sono sepolti soprattutto soldati della Repubblica Sociale Italiana, in particolare della Divisione San Marco, ma sono anche sepolti alcuni civili e qualche partigiano. E allora la lapide all'ingresso dice: raccolte in questo cimitero all'ombra di un'unica bandiera riposano le spoglie di soldati anche ignoti,
caduti su più fronti remoti, eccetera, ma sotto un'unica bandiera, a segnare una unione, no? Delle memorie, dei destini tra due, tra chi aveva combattuto per la Repubblica Sociale Italiana e che aveva fatto una scelta antifascista e resistenziale. Qual è il problema? Il problema è che questo luogo è comunque il luogo delle celebrazioni, delle solenni, che ogni anno si ripetono il 25 aprile e in altre date, dove si radunano neofascisti e dove spuntano regolarmente gagliardetti, bandiere nere, eccetera, richiamanti tutti al neofascismo. E quindi anche questo è un luogo che vorrebbe essere un luogo di memoria condivisa, ma non lo può assolutamente essere, anche perché il cimitero voluto fortemente dal generale Farina, che era il comandante della divisione San Marco, dal settembre del 1944. E neanche il nome, il cimitero delle Croci Bianche, che vuole dare, restituire una sorta di purezza sia allo spazio, ma sia anche ai destini, alle biografie dei singoli che sono sepolti lì, non riesce a far dimenticare le scelte fatte da una parte ben precisa dei militi di Salò. La stessa ha un'altra cosa, una curiosità, questa è una nostra curiosità, una scoperta. Mi interessa farvi vedere perché questo è un luogo, penso, sconosciuto ed è un luogo immerso completamente in un bosco dove è molto difficile andare. Ed è un luogo dove dal 1995, non a caso in occasione del 50° della Resistenza, compaiono queste croci di legno con questa pietra. Il sacrificio di queste vite porti la vera pace. Siamo in provincia di Asti, in una frazione di un piccolo paese, e il bosco è segnato da questi cippi di pietra, non so se li vedete, nel sottobosco, che spuntano insieme ad altre croci. È stata volontà del parroco del paese segnare questo territorio perché lì c'era stato nel 1944, fino alla liberazione, un vero e proprio campo di prigionia gestito da una formazione partigiana che operava tra l'Astigiano e il Torinese e che aveva il compito di custodire prigionieri fascisti, tedeschi, collaborazionisti, per fare scambi di ostaggi. E a questo, scusate la parola bruttissima, serbatoio di ostaggi, attingevano anche altre formazioni partigiane della zona. Un sacerdote, un religioso del tempo, fungeva da mediatore tra le varie parti. Sono stati all'indomani della liberazione fucilati in questa zona una trentina di ostaggi di militi repubblicani della Repubblica Sociale Italiana e fascisti da parte delle formazioni partigiane. Che cosa significa l'aver segnato il territorio, questo spazio che è irraggiungibile, nascosto, e se non ti viene indicato da qualcuno che va per funghi in quella zona, tu non puoi arrivarci e non puoi conoscerlo. La prima sensazione che uno ha è che, conoscendo la storia, sembra che sotto questi alberi, a queste piante, dimorino fosse comuni con i corpi delle vittime delle sommarie fucilazioni dell'immediato dopoguerra, di quella che si chiama, una parola che non mi piace per niente usare, la resa dei conti.
Il problema qual è? Il problema è che le salme di tutti i 32 fucilati a Vallunga di Pia sono state riesumate nel dopoguerra e ognuno è stato rimandato nel cimitero del paese da cui proveniva. E quindi qui in questo territorio non c'è più nulla, non ci sono salme, non ci sono cadaveri, eppure la sensazione di chi cammina lì e vede segnato questo territorio in questo modo è quella di camminare su delle fosse comuni. Richiama, per chi c'è stato, un bosco, il bosco vicino a Buchenwald, dove sono state fatte le esecuzioni sommarie dei prigionieri deportati del campo e dove sono segnati proprio le fosse comuni lì ci sono con questi cippi. Un luogo che può diventare un luogo di memoria? Certo, assolutamente sì, però è un falso luogo di memoria, tra virgolette. Comunque sempre problematico e complesso, come tutta la storia che c'è dietro, che io vi ho riassunto sinteticamente. Vado velocissimo a due luoghi fondamentali: Piazzale Loreto, che è un crocevia di strade centrale di Milano, dove è stato teatro di due storie diverse, ma dove una memoria ha sovrastato l'altra e dove in realtà non esiste più nulla ed è solo un luogo di memoria immaginario dove fisicamente qui non esiste più nessun richiamo a quelle due storie drammatiche, tragiche. La prima è l'agosto del 44, quando vengono fucilati e giustiziati antifascisti, partigiani, e dove i loro corpi vengono esposti alla popolazione, lasciati per terra come immondizia nella piazza. Questa memoria, la memoria dei 15 martiri a cui era intitolata, viene intitolata la Piazzale Loreto immediatamente dopo la liberazione di Milano, viene totalmente dimenticata, viene totalmente annullata da quest'altra memoria, che è la memoria dell'uccisione di Mussolini, del dittatore e degli altri gerarchi fascisti. È indubbiamente uno spazio di un trauma ed è uno spazio che noi associamo sempre a una violenza brutale, ma è la violenza della folla contro i cadaveri di Mussolini, della Petacci e degli altri gerarchi appesi a testa in giù. Quindi al lutto antifascista, che è questo, e che ha la scelta di piazzare, di portare il corpo di Mussolini a Piazzale Loreto era proprio per ricordare, per far sì che non venissero dimenticati i 15 martiri partigiani, è stata una scelta, secondo qualcuno, sbagliata. Vi cito solo la testimonianza del partigiano Alessio Lamprati, che dice: io li avrei portati in un altro posto, proprio per il significato che aveva quel luogo. Ero contrario a portarli lì perché mi sembrava come di profanarlo. Era uno spazio sacro della memoria antifascista. E questo, quello che avviene alla fine di aprile del 45, lo desacralizza dalla memoria antifascista e lo trasforma in un'altra cosa. E la narrazione che se ne fa con queste foto così piene, cariche di violenza, con questa folla che preme per ingiuriare, per insultare i corpi dei gerarchi appesi, questa folla che è violentissima e che cresce man mano che passano le ore e che vuole andare a vedere il corpo del duce che non c'è più,
è una memoria che fa sì che la narrazione su Piazzale Loreto faccia dimenticare le enormi responsabilità di Mussolini, intanto nel portare l'intera nazione a una guerra e nello scatenare una guerra civile sanguinosa e violentissima, con rastrellamenti, eccidi e quant'altro. E quindi, ecco, questo è un luogo assolutamente anonimo, che però è estremamente carico di questa unica, purtroppo, immagine che è questa dell'immediato dopoguerra. L'ultima cosa, e poi mi avvio a concludere, vi chiedo scusa della lunghezza se ho messo troppa carne al fuoco. Predappio, il luogo di nascita del Duce, questa, come veniva chiamata, questa Betlemme italiana. Questi sono altri libri di scuola dove si impara che la casetta del Duce è a Predappio, dove c'è un pellegrinaggio continuo ogni anno, le associazioni di qualunque tipo portano i propri soci ai viaggi a visitare la casa del Duce. La casa del Duce rimane questa, oggi è sede di mostre anche temporanee, anche d'arte, ma non è il luogo di visita, anzi chi ci va ci rimane deluso perché non c'è più nulla di Mussolini all'interno della casa. Qual è il problema di Predappio? Perché ne volevo parlare con voi? Perché c'è stato all'interno della rete degli istituti, ma anche all'esterno, anche sui giornali, una polemica molto grande sulla costruzione e la progettazione di un eventuale museo del fascismo. E siccome questa polemica è durata molto, e noi dell'Istituto di Asti sinceramente concordavamo sia con le ragioni del sì, cioè con chi era d'accordo nel fare un museo del fascismo, sia con le ragioni del no, e quindi non riuscivamo a farci un'idea nostra, e allora abbiamo detto, andiamo a Predappio, andiamo a visitare Predappio. Fortunatamente ho trovato, mentre cercavo queste foto, anche un articolo uscito sul Fatto Quotidiano di due giovanissimi ragazzi che hanno fatto la nostra stessa cosa. Erano due ragazzi austriaci, italiani, parlavano molto bene italiano, conoscevano molto bene la storia italiana, che hanno scritto il resoconto della loro visita a Predappio, che è stata esattamente come la nostra. Noi ci siamo perfettamente riconosciuti in quell'articolo. Intanto Predappio è un paese molto piccolo, un piccolo centro dal grande cuore, dall'antico cuore socialista di inizio secolo, e che negli anni 20 subisce, è in alto, domina su una collina, subisce una frana e Mussolini già negli anni 20 decide di spostare il paese nel fondovalle. E quindi Predappio è costruito su questa arteria che vedete qua, centrale del paese. Se andate a Predappio siete immediatamente invasi dalla vista della casa del fascio, che avrebbe dovuto essere la sede del Museo del Fascismo. Un enorme spazio, gigantesco, sovradimensionato ovviamente, ma siamo nella città del Duce. E quindi, scusatemi, ecco. Trovate l'architettura tipica del regime fascista anche nella sede della caserma dei carabinieri, di cui vi chiedo scusa, non avevo foto e non sono riuscita a metterli. Ma qual è il problema? Il problema è che è Predappio, e cioè è il luogo in cui il corpo del Duce, così martoriato a Piazzale Loreto, ma nello stesso tempo, non so se vi ricordate, ma il corpo, la salma di Mussolini viene sepolta nell'agosto del 45 dopo aver subito delle autopsie, eccetera, in una tomba anonima nel cimitero maggiore di Milano, viene trafugata
nell'aprile del 1946 da un gruppo di neofascisti, e questa salma è itinerante, viene nascosta. Nell'agosto viene consegnata, la salma viene consegnata al questore di Milano, ne fanno altre autopsie e la custodia di questa salma viene affidata poi ai cappuccini del convento di Cerro Maggiore vicino a Milano, fino al 1957, quando verrà riconsegnata alla famiglia. Ma nonostante a Predappio non ci sia la salma di Mussolini, Predappio rimane comunque luogo di pellegrinaggio anche nell'immediato dopoguerra. Andiamo al cimitero, cerchiamo la cappella Mussolini, non sapendo nulla e ingenuamente da provincia Lotti, cerchiamo, giriamo e non sappiamo che la cappella Mussolini è questa. Cioè, dall'ingresso del cimitero, la prima cosa che uno vede è la cappella Mussolini, che anche la prospettiva perfetta dello sguardo ti porta al suo ingresso. L'ingresso è questo, dove ci sono le tombe della famiglia Mussolini, ma viene accompagnato nel sotterraneo da questo. Chiunque passa di lì lascia una traccia, ed è evidente che quello è un luogo della memoria fascista e neofascista. E tu ci puoi costruire tutti i musei del fascismo, ma proprio la costruzione di un museo del fascismo significherebbe aggiungere e rafforzare ancora di più la memoria. Ben diverso sarebbe la costruzione di un museo contro le guerre, di un museo per la pace, come per esempio il percorso museale di Bolzano sotto l'Arco della Vittoria. Però qui è un luogo veramente veramente estremamente difficile con cui rapportarsi. Questa è la cripta dove c'è il corpo di Mussolini, e questo è il registro delle presenze. Io ho cancellato i nomi, le firme, eccetera. C'è di tutto, non siamo stati a fotografare il registro perché non era molto importante, le frasi si somigliavano tutte, abbiamo bisogno di te, t'aspettiamo, stiamo affondando, l'Italia agli italiani, caro Duce quanto ci manchi immensamente, e così via. E nei minuti lunghi che siamo stati lì a confrontarci con questo luogo, non siamo stati da soli, no? Ed era veramente pesante, ecco, la condivisione di questo spazio molto piccolo, ristretto, con persone che erano assolutamente portatori di una fede fortissima fascista, che salutavano il Duce col saluto romano, che scrivevano e che piangevano. Noi abbiamo visto due ragazzi giovanissimi, poco più che ventenni, piangere sulla tomba di Mussolini. E Predappio è questo, è il ristorante che ha la M sul menù, la M di Mussolini sul menù, è la gelateria che vende il gelato al Duce, il gelato di Mussolini nero, fatto di cacao puro, è il parcheggio segnato, la panina del parcheggio completamente coperta di adesivi, è i due negozi in cui si vendono gadget, eccetera. Ecco, Predappio è questo, e noi ne siamo usciti da quel paese molto scossi, devo dire la verità, molto inquieti, e nello stesso tempo con una convinzione precisa, cioè qui un museo del fascismo no, ecco, questa era la nostra posizione a cui siamo arrivati proprio andando su un luogo, su quello che è un luogo di memoria molto particolare, ma è un luogo di memoria, quindi calpestando, respirando, mangiandoci e girovagando tra la gente comune per respirare quel luogo. L'ultimissima cosa, concludo, questa. Ben diversa la scelta fatta a Norimberga. Norimberga, sede dello stadio
sede delle adunate oceaniche del nazismo, quelle che la regista del nazismo, Leni Riefenstahl, genio della cinematografia di quegli anni, ha immortalato su alcune pellicole rimaste ormai nella storia. Questo spazio, questo luogo è diventato un museo, sì, ma non è il museo del nazismo, è il museo di documentazione della creazione del consenso, tradotto malissimo dal tedesco. È cioè uno spazio dedicato ai meccanismi che vengono messi in piedi per la costruzione del consenso. E è un museo che si chiede perché. Tanti, così tanti hanno aderito al nazismo, perché così tanti hanno visto in Hitler il futuro, una nuova era per la Germania nazista. E utilizzando tutti strumenti all'avanguardia, multimedialità, filmati, documenti, eccetera, ti accompagna in questo percorso. Ecco, questo sì che è un ottimo modo per occupare uno spazio di memoria che poteva diventare problematico con un percorso didattico, un percorso formativo sulle dinamiche che le persone mettono in atto quando si entra nei meccanismi di un totalitarismo. Io mi fermerei qui, vi chiedo scusissima se sono andata veloce, se sono stata troppo confusionaria, se non sono stata chiara. Ovviamente c'è ancora un po' di tempo per eventuali richieste di chiarimento domani.